Infatti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa coloratissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia Colors. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della DMC Linea Brio, che è questo gomitolo da 100 grammi che misura 345 metri. Ho lavorato sia con l'uncinetto del 4,5 che con l'uncinetto del numero 5 e per poter realizzare questa maglia ho usato due gomitoloni. Il colore che ho scelto io è il numero 400, che ha questi colori veramente luminosi, quindi perfetti per l'inverno, per queste giornate grigie, ma ci sono moltissimi altri colori che naturalmente se cliccate sul link in descrizione Filati Elsa, che vi riporta al mio sito, trovate, ma ve ne voglio far vedere altri tre che trovo veramente molto carini. Questo che è un classico sfumato con l'ottanio e il viola, questo che ha delle sfumature altrettanto luminose, quindi perfetto per l'inverno, ma abbiamo anche queste sfumature del verde che trovo e del giallo molto, comunque un verde molto chiaro, tendente quasi al giallo, e del bianco che trovo anche questi perfetti per l'inverno e che potete abbinare tantissimo con molti outfit, se così vogliamo dire. Come vi dicevo, per una taglia S io ho utilizzato. Oh, questo gomitolo non si vuole mettere bene, ok. Io ho utilizzato due gomitoli. Per una taglia M vi consiglio tre gomitoli. Per una taglia L, secondo me potete anche farcela con tre gomitoli, ma dipende se volete la maglia come la mia o se la volete fare più lunga e con le maniche un po' più larghe. E in quel caso vi consiglio per una taglia L di comprare comunque quattro gomitoli, così per stare sulle sicure. Come vi dicevo, è una maglia top down, quindi si parte dall'alto e io ho realizzato questa sorta di pigna, ma in realtà non è una pigna, sembra più una foglia, e poi sono andata a fare un classico punto, non troppo forato, neanche troppo chiuso. Nel video tutorial io naturalmente spiego come andare a fare gli aumenti, che potete farli sia aumentando le catenelle di separazione sia cambiando l'uncinetto. Stessa cosa per le maniche. Ero partita che avevo fatto delle maniche larghe, ma poi sono andata a stringere perché ho deciso di farle più strette e non farle larghe come ho fatto le ultime maglie ultimamente. Però non vi preoccupate, anche nel video io vi spiego come andare a fare la lavorazione più larga, ma quindi mantenendo la larghezza, ma anche come farla non troppo forata, ma giocando con gli uncinetti. E infatti io qui ho giocato con gli uncinetti, ero partita col 4,5, per farla più chiusa ho tolto le catenelle lavorando sempre col 4,5 e alla fine sono andata a lavorare col 5 in modo tale da non rimettere le catenelle, ma allargare comunque la lavorazione e farla, quindi vedete che aderisce perfettamente al mio corpo, ma voi potete farla comunque molto più larga e come vi ho detto nel video tutorial vi spiego come. Detto ciò, spero che anche questa briosa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io andrò a utilizzare il filato della DMC Linea Brio. Il colore che ho scelto io è il colore 400, che ha queste bellissime sfumature molto gioiose per essere un filato invernale. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io ho montato 88 catenelle. La lavorazione sarà top down, quindi si parte dall'alto. Mi raccomando, per le taglie più grandi andate a mettere al massimo uno o due motivi in più. Tipo per una taglia M metterne una o due motivi, per una taglia L due, massimo tre motivi, perché vi ricordo che questo è lo scollo, quindi non avete bisogno di fare grandi, largo lo scollo, ma più che altro di andare a fare poi più giri di aumenti rispetto a me. Detto ciò, possiamo la lavorazione scusate, che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, se dovete andare a aumentare le catenelle, aumentate di 8, 16 e così via. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte. Una, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo salto 3 catenelle, entro nella quarta e ricomincio da capo, andando a fare di nuovo 2 maglie alte, una e 2.
3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a realizzare una maglia bassissima per andare tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. Una, due e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, le 3 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima di nuovo mi porto all'interno delle due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1 e 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. 1. E 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho le due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte tra le due maglie alte, scusate, una e 2 3 catenelle 1 2 3. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a fare sempre le due maglie alte, con una maglia bassissima mi porto a 2 maglie alte e vado a fare sempre 2 maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi una 2 3 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una 2
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ciascuna delle 3 maglie alte successive, quindi 1, 2 e 3, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra successive 5, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia alta, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Adesso realizzo una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, 1, 2, 3. E 4 per un totale quindi di 5 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. 1, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e 2, 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima maglia alta, vado nella seconda e realizzo una maglia alta e vado a fare una maglia alta sulle successive 4 maglie alte per un totale di 5 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, con una maglia bassissima mi porto tra le prime 2 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado tra la seconda e la terza maglia alta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Entro tra la terza e la quarta maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia alta, vado dove ho la seconda e realizzo una maglia alta e vado a fare una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Scusatemi, non devo risalire. Salto la prima maglia alta, vado nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. 1 e 2 per un totale di 3 maglie alte, 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi facciamo un'ultima volta insieme. Entro tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare 2 maglie alte. 1 e 2. Entro tra la seconda e la terza e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2.
Entro tra la terza e la quarta maglia e vado a fare 2 maglie alte. Una, due. 3 catenelle, una, due, tre. Salto la prima delle mie maglie alte, entro nella seconda. Vado una maglia alta e realizzo una seconda maglia alta. Vado una maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il sesto giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Settimo giro, con una maglia bassissima mi porto tra le prime 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, quindi 3 catenelle, rientro e un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra la terza e la quarta maglia alta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra la quinta e la sesta maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una, due. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado tra la seconda e la terza maglia, tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1 e 2. Catenella di separazione, vado tra la quinta e la sesta maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo 3 volte insieme. Entro tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, entro tra la terza e la quarta e vado a fare 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, entro tra la quarta e la quinta e vado a fare 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassissima e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive e di nuovo vado a fare 2 maglie alte. Una e due. Catenella di separazione, vado tra le ultime 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte. 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. E di nuovo ricomincio da capo. Vado tra le prime 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. 1, 2, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro. Vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Nono giro, con una maglia bassissima mi porto tra le 2 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte. 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3.
e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva, una, due, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. 2 maglie alte sopra tra le due maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, 2 maglie alte tra le due maglie alte successive. 1, 2. Catenella di separazione, 2 maglie alte tra le due maglie alte successive. 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, una, due, 3 catenelle, una, due, tre e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il nono giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Decimo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno delle 2 catenelle e le 2 maglie alte. Vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle di separazione, vado tra le prime 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e due. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e due. Vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle di separazione e ricomincio da capo. Quindi 2 maglie alte tra le prime 2 maglie alte, una e due, catenella di separazione, 2 maglie alte tra le due maglie alte successive, una, due, catenella di separazione, 2 maglie alte tra le due catenelle, tra le due maglie alte successive, una e due, 2 catenelle, 1 e 2, vado tra le prime 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e due. Vado tra la seconda e la terza e realizzo 2 maglie alte, una, due. Vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, due. 2 catenelle, una, due e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Sto terminando anche il mio decimo giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Undicesimo giro con una maglia bassissima mi porto tra le 2 maglie alte e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado tra la quinta e la sesta catenella e vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra la prima e la seconda maglia alta, realizzo 2 maglie alte, una e due. Vado tra la catenella di separazione, vado tra la terza e la quarta maglia alta, realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra la quinta e la sesta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione,
e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro. Allora, io ho terminato anche l'undicesimo giro ed è quello che andrò sempre a fare fino ad arrivare agli a mettere i marcatori per gli scalfi. Penso che farò alla fine soltanto un altro giro. Per le taglie più grandi, mi raccomando, andate a fare più giri. Non penso che dobbiate allargare ulteriormente per le taglie più grandi, visto che avete messo già delle catene, delle. Come si chiama? Delle motivi in più all'inizio, ma se dovete andare ad allargare, passate a fare 2 catenelle fra i due gruppi di 2 maglie alte invece che soltanto una. Questo ripeto solo se dovete andare ad allargare, ma fate il dodicesimo giro senza alcun tipo di aumento. Poi, se vedete che stringe, allora andate ad allargare, o altrimenti, se vi accorgete che già adesso sta stringendo, andate direttamente ad allargare, andando a fare 2 catenelle fra le due gruppi di 2 maglie alte. Io, come vi ho detto, procedo con una sola catenella e vi dirò quanti giri alla fine ho fatto per arrivare a mettere i marcatori, ma secondo me, essendo comunque già abbastanza lungo, dovrò fare soltanto un altro giro. Allora, come avevo previsto, ho fatto soltanto un giro e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori ho contato i miei gruppi di 2 maglie alte e io ne ho un totale di 66. E allora ne ho messi 8 liberi per la manica, quindi al nono sono andata a mettere il marcatore, e anche da questa parte ho messo 8 liberi di gruppi di 2 maglie alte e al nono ho messo il marcatore. Mentre adesso, quindi, il restante l'ho messo sul davanti e sul dietro. Mi raccomando, dovreste avere comunque un numero pari anche voi, quindi per chi ha fatto le taglie più grandi, quindi per chi ha fatto taglia più grande, deve andare a mettere naturalmente almeno due gruppi in più sulle maniche, quindi invece di 8 lasciarne almeno 10 libri e il resto per il corpo, o altrimenti a metterne soltanto uno se già va bene uno solo, perché comunque le maniche sono abbastanza già larghe con l'8, quindi potete mettere anche solo 9 e mettere il resto a tutto al centro per la parte dietro e avanti. E naturalmente, per lavorare il corpo della maglia, utilizzeremo sempre lo stesso giro e vi faccio vedere già come fare per passare da una parte all'altra, perché come potete vedere io ho messo già il marcatore all'inizio del giro dove ho già un marcatore. E quindi andiamo a fare direttamente il passaggio dal davanti al dietro, e con una maglia bassissima mi porto tra entrambi i due gruppi di 2 maglie alte. Vedete, qui ho ma tolgo il marcatore così vedete bene. Vado sia nel gruppo avanti che nel gruppo dietro e vado a realizzare la mia prima maglia alta. Ops, scusate. Quindi prima maglia alta. Prendo il filo e rifaccio la stessa cosa. Entro dietro, entro avanti e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi mi viene questa sorta di incrocio e poi vado a lavorare normalmente, catenella di separazione, vado tra le due maglie alte e il gruppo successivo e vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella di separazione, e continuo così fino ad arrivare all'altro marcatore. Vi farò vedere come andare dall'altra parte di nuovo e come terminare il giro. Poi vi ripeto, noi andremo a fare sempre solo questo giro per tutta la lunghezza. Se avete bisogno di allargare o stringere le maglie, la lavorazione basterà o cambiare uncinetto o andare ad aumentare o diminuire le catenelle tra i vari gruppi. Io penso che in vita andrò a stringere, quindi a togliere le catenelle. Devo ancora vedere man mano che proverò la maglia, vi farò sapere. Comunque per adesso, ops, ho scordato una catenella, continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi lo levo per farvi vedere bene come lavorare. Prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte del dietro e tra le 2 maglie alte del davanti e vado a fare una maglia alta. Di nuovo prendo il filo, entro tra le 2 maglie alte dietro e tra le 2 maglie alte e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, adesso vado a lavorare normalmente fino alla fine del mio giro.
Poi, come vi ho detto, continueremo a lavorare sempre questo giro e lo lavoreremo. Se avete bisogno di stringere, potete o cambiare uncinetto, quindi passare a quello del 4, o togliere le catenelle, mentre se dovete allargare, potete o cambiare uncinetto, quindi passare a quello del 5, oppure andare a mettere qualche catenella in più, quindi da 1 passare a 2. Io però in questo caso, se non la volete troppo forata, vi consiglio soltanto di andare a cambiare l'uncinetto, quindi di passare a quello del 5, mentre per chi deve stringere, penso che dovrò stringere anch'io. Secondo me conviene più passare anche noi a un uncinetto più piccolo, o quindi passare al 4, che togliere le catenelle. Però vedremo nel corso d'opera. Io naturalmente vi farò vedere se sono andata a cambiare l'uncinetto, come lo sono andata a cambiare, o se sono andata invece a togliere le catenelle, a seconda di quanto mi serve stringere la lavorazione. Quindi si continua a lavorare. Mi raccomando, quando termineremo il filo, andremo al giro, andremo a fare una maglia bassissima, una catenella per passare tra le due maglie alte, andremo a lavorare normalmente 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta, catenella di separazione e così via. Terminato il corpo della maglia, andremo a fare poi le maniche. Allora, io ho terminato il corpo della maglia, ho lavorato per 34 giri, però subito dopo il primo giro, dopo i marcatori, sono andata a lavorare sempre con un 104 e mezzo, ma ho tolto le catenelle, quindi ho stretto molto perché la lavorazione stava venendo un po' troppo larga e non mi piaceva. Quindi ho lasciato lo stesso uncinetto, ma ho tolto tutte le catenelle e ho fatto così 34 giri. Però gli ultimi 12 giri sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Questo perché volevo lavorazione più morbida, ma non volevo farla più forata, ed è per questo che sono passata a lavorare dall'uncinetto del 4,5 a quello del 5, in modo da averlo leggermente più largo rispetto al resto della maglia, però non troppo forata come invece abbiamo in alto. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica inizierò sempre a lavorare con l'uncinetto del 4,5 e vediamo che qui è dove io ho lavorato la maglia, la parte della centrale della maglia. Adesso io per iniziare la manica vado nei due gruppi avanti e dietro che sono proprio prima di dove ho lavorato la manica. Vedete, quindi qui è lo scalfo e qui ho i gruppi di due maglie alte avanti e indietro. Questo perché ho bisogno di stringere un po' la lavorazione. Ma se voi non volete stringere la manica perché va bene così larga, allora andate a lavorare nei due gruppi dove avete lavorato prima, quindi quando avete lavorato il corpo della maglia avanti e indietro, lavorate tra le stesse due maglie alte. Io invece ho bisogno di stringere, vado quindi a lavorare in questa maniera. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo e di nuovo entro sia davanti che dall'altra parte tra le due maglie alte dei due gruppi e vado a fare di nuovo la mia maglia alta. Poi naturalmente taglierò il filo. Adesso quindi vado a lavorare normalmente la mia lavorazione, quindi vado da quest'altra parte, faccio una catenella, vado a quest'altra parte e lavoro le mie due maglie alte, entrando tra le due maglie alte. Quindi facciamo sempre la stessa lavorazione, catenella di separazione. E andiamo a lavorare tra le due maglie alte successive. Continuiamo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e io sul giro successivo farò come ho fatto per il corpo della maglia. Andrò a lavorare senza più fare la mia catenella di separazione, ma lavorando senza catenelle di separazione, in modo da poter stringere la lavorazione, perché voglio che questa volta le maniche siano strette e non larghe come l'abbiamo fatto ultimamente. Quindi continuo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro e farvi vedere poi come continuare il giro successivo. Quindi sto terminando il giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso, come vi ho detto, continuerò a lavorare ma senza fare più le catenelle di separazione. Quindi entro tra le due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta e vado direttamente tra le due maglie alte successive a fare le mie due maglie alte, senza fare alcun tipo di catenella di separazione. Questo perché, come vi ho detto, voglio la manica bella stretta.
quindi non larga come la facciamo solitamente. Continuerò così per tutta la lunghezza della manica, vi dirò alla fine quanto è venuto lunga e poi naturalmente andremo a fare l'altra manica. Non faremo alcun tipo di bordino, almeno non penso di fare un tipo di bordino intorno allo scollo, quindi poi la nostra maglia poi sarà finita. Comunque io continuo a lavorare in questa maniera. Mi raccomando, se voi invece avete bisogno di continuare ad avere il catenella, continuate ad avere la catenella di separazione. Se invece dovete allargare, passate a fare una catenella, ne passate a fare due, oppure se ne avete già due perché avete fatto degli aumenti, continuate naturalmente a fare le due catenelle. Ho terminato la manica e ho lavorato per 41 giri. Vedete, mi è venuta stretta come la volevo. Mi raccomando, come vi ho detto all'inizio, se non la volete stretta, lavorate sempre con una catenella di separazione. Se la volete che si va allargare, mettete 2 catenelle. Adesso, come vi ho detto, io non farò alcun tipo di bordino. Mi piace la maglia così come è venuta, quindi si può dire che la maglia è terminata.